Iniziamo bene oggi, raga, si è rotto il Gorillapod. Boh. Quando io usavo il rubinetto del bagno, quello che fa anche da doccia, tra il lato del lavandino e il cesso si formava una pozzetta d'acqua. Cazzo è? Cos'è quest'acqua, no? Boh! Poi una certa, cos'è successo? Qua, no? Veniva fuori l'acqua. Si formava un po' di acqua lì e ho detto, Madonna, che cazzo è? Cos'è? Cos'è? Raga, in realtà rido perché ho risolto. E comunque vi spiego tutto. Allora, veniva fuori l'acqua da lì e poi, allora, inizialmente l'acqua, io mi sono accorto che scendevo dal nonno la mattina quando mi alzavo e vedevo tutta acqua qua. Ho aperto qui e c'era l'acqua da qua, ok? E all'inizio ho detto boh, vabbè. Poi, dopo, come vi ho fatto vedere, ha iniziato a venire fuori l'acqua da lì. Ho chiamato una persona per un intervento, per un sopralluogo, diciamo, per far vedere questo problema. Alla fine mi ha trovato la perdita in bagno, no? Ha detto qui ci sarà un tubo che perde e io ho pensato sotto qua, no? Infatti lui mi fa, magari è sotto qui, dobbiamo smontare tutto il bagno, bla 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 cose. Ho detto vabbè, va bene, ci sta. Nel senso, io lo voglio sistemare, ci vivo, per forza. Mi ha mandato il preventivo, raga. 670 euro, un occhio della testa. E allora cosa ho fatto? Ho detto, smonto io il mobile e guardo. Alla fine, occhio, state là. Alla fine cos'era il problema, raga? Era questo fottuto flessibile. Questo fottuto flessibile qua ha un buco, un buchino qua, che adesso non so come farvi vedere, fidatevi, ha un buco qua. Io ho comprato un nuovo flessibile al costo di 12 euro e adesso lo montiamo. E praticamente ho risparmiato, dunque, 670 meno 12, 658 euro. Tanta roba, cazzo! Bella lì, bella storia. Allora, il tubo, abbiamo preso il tubo nuovo. Abbiamo preso il raccordo per il rubinetto, adesso mettiamo il Teflon. Questa borsa fantastica della Seconda Guerra Mondiale, ragazzi, trovata in cantina tempo fa. Che palle, senza Gorillapod con la telecamera in mano e super sbatti. A farvi vedere un casino, però. Ho attaccato il tubo qui col raccordo. Attacchiamo il manicotto e poi vediamo se perde ancora. Attenzione, incredibile. Minchia, se mi cade il telefono nel cesso, ridiamo. Sono mega contento che ho risolto sta roba. Vediamo se perde da altre parti. Vediamo il pavimento. No, a posto. Adesso sembra che abbiamo risolto. Come vi ho detto, mi avevano chiesto 670 euro. 12 euro, raga, fai da te. Campergiama. Burdello nel nonno, attenzione. Andiamo a mettere tutto a posto. Attenzione, è montato tutto, flessibile. Abbiamo rimontato il mobile, raga, non perde più. Yeah! Minchia, ma non c'è light, non c'è light. Attenzione, è light fu. Allora, ho fatto questa, che già ho usato in realtà. Era 10 litri, ho messo un dito di liquido del radiatore, il resto acqua. Quella lì praticamente la butto nei serbatoi quando sono vuoti e così fanno un bel fondo e non dovrebbe ghiacciarsi niente, spero. Fino adesso non si è ghiacciata, abbiamo fatto anche meno uno, quindi va bene. Andate in fondo al problema, raga, non fidatevi di nessuno. Adesso sistemo un po' come vi ho detto, poi mangiamo qualcosa, ok? Facciamo andare questi 500 spicchi d'aglio. Poi cosa faremo? Mettiamo questi due pomodori tagliati così, a testa in giù. A posto. Wow! Aggiungiamo il radicchio adesso. Bene, raga, sono super contento che ho risolto il problema. Adesso mi riempio la panza, giustamente, perché bisogna mangiare. E ci vediamo martedì prossimo.